Per Kierkegaard il cristianesimo è coscienza del peccato. Dunque, un cristiano che non abbia piena e tormentosa consapevolezza di essere un peccatore non è un cristiano. Su questo punto non vi sono dubbi, ci sono molti brani del diario del pensatore danese che non consentono di mettere in discussione questa sua tesi di fondo. Quindi il cristianesimo è coscienza del peccato e di conseguenza è anche un tentativo, uno sforzo incessante che impegna tutta la vita verso la redenzione, verso quindi la salvezza. Ma una salvezza che evidentemente non passa per i beni del mondo, una salvezza che anzi nega i beni del mondo, che può essere conseguita soltanto a condizione di riconoscere la propria condizione di insufficienza, di rimettersi quindi nelle mani di Dio con piena fede, con piena fiducia, e soprattutto di seguire l'esempio di Cristo. Quella imitatio Christi, quella imitazione di Cristo che corrisponde all'ideale cristiano e che Kierkegaard ritiene debba essere adottata in tutti i momenti della vita del cristiano se questi vuole appunto essere autenticamente un cristiano. Il carattere ideale del cristianesimo è tale che esso non disimpegna da questo compito. Quindi il cristiano è costantemente impegnato nella realizzazione di questo ideale al punto tale che egli non può rifiutare il martirio, anzi deve andare incontro al martirio. Il martirio di cui parla Kierkegaard non è necessariamente un martirio di sangue, ma nel suo caso è il martirio del ridicolo, così egli lo chiama. Cioè, martirio del ridicolo significa sostanzialmente che egli va controcorrente e andando controcorrente, dicendo ciò che in coscienza ogni buon cristiano deve dire, facendo ciò che in coscienza ogni buon cristiano deve fare, si mette contro la folla, si mette contro la cristianità. Ecco che qui c'è una differenza importante che Kierkegaard fa tra il cristianesimo e cristianità. La cristianità è costituita da tutti coloro che dicono di essere cristiani, ma che non lo sono. E non lo sono perché non hanno preso sul serio il cristianesimo, non lo sono proprio perché essi hanno in qualche modo rinunciato alla reduplicazione dell'idea, cioè hanno rinunciato a mettere in pratica i dettami evangelici. E tuttavia, costoro dicono di essere cristiani. Si, come dire, rassicurano nell'appartenenza ad una chiesa, ad un raggruppamento, e in questo, diciamo così, essere tutti quanti insieme, no? Questo far gruppetto, dice Kierkegaard, essi sostanzialmente si sentono rassicurati del fatto che non ci sia bisogno per essere cristiani di fare i cristiani, che non ci sia bisogno per essere cristiani di mettere in pratica i dettami evangelici. Questa è la cristianità per Kierkegaard, cioè la cristianità è la negazione del cristianesimo. La cristianità è il tradimento, possiamo dire, del cristianesimo e questa cristianità, questo concetto di cristianità, non è altro per Kierkegaard che il concetto della folla.
Il cristiano è un singolo, questa è una categoria molto importante nella riflessione di Kierkegaard. Il singolo è colui che ha un rapporto personale con Dio e è in un certo senso afflitto costantemente dalla coscienza del peccato, cioè dalla coscienza del proprio limite costitutivo, mentre la folla è proprio il contrario, cioè la folla è per definizione ciò che non ha coscienza del peccato. L'uomo massa, diremo oggi, l'uomo che appartiene alla folla, è colui che si sente rassicurato proprio dal fatto di appartenere a un gruppo che condivide le sue opinioni, i suoi pregiudizi, che fa quello che fanno tutti gli altri e che in un certo senso si sente autorizzato anche a compiere gesti di ingiustizia dal momento che lo fanno tutti. La folla dunque per Kierkegaard costituisce la perdizione assoluta, questa è un'espressione proprio di Kierkegaard, proprio perché ha rinunciato all'ideale cristiano e ha rinunciato all'ideale cristiano pur dicendo di essere cristiana. Per Kierkegaard non esistono folle cristiane. Dire che un gruppo, un popolo è cristiano è una contraddizione in termini. Il pubblico, la folla, il raggruppamento, anche la chiesa costituita, non possono essere cristiani, proprio perché la condizione di cristiano comporta necessariamente l'isolamento, comporta necessariamente il martirio, comporta necessariamente il fatto di andare controcorrente, quindi contro l'opinione della maggioranza, contro la folla. Questo è il pensiero di Kierkegaard che gli esprime in numerosi passi del suo diario. Noi leggeremo adesso alcuni passi tratti dalla edizione ridotta del diario di Kierkegaard a cura di Cornelio Fabbro. Ecco, a proposito del presupposto del cristianesimo di cui abbiamo parlato in apertura di questo video, a pagina 264 dell'edizione ridotta a cura di Cornelio Fabbro, ricordiamo che Cornelio Fabbro è stato il massimo studioso italiano di Kierkegaard. Kierkegaard scrive che il cristianesimo si rapporta assolutamente all'isolamento, cioè al singolo, lo si vede anche da questo, che il presupposto del cristianesimo è sempre la coscienza del peccato, che esso comincia col predicare la remissione dei peccati. Ma la coscienza del peccato è l'isolamento assoluto. Ecco, è inequivocabile il fatto che qui Kierkegaard identifichi il cristianesimo autentico con la coscienza del peccato e con l'isolamento assoluto del cristiano, cioè il cristiano, vero cristiano, il cristiano che pratichi il cristianesimo o che si metta seriamente sulla via del cristianesimo, inevitabilmente viene a trovarsi isolato, viene a distaccarsi dalla folla. Viene a distaccarsi dalla folla in una maniera anche traumatica, una maniera anche drammatica, nel senso che la folla non lo riconoscerà come cristiano. Anzi, tenderà a guardarlo con diffidenza, con sospetto, addirittura a considerarlo una specie di malfattore. E qui indubbiamente, no, ci viene in mente, ma Kierkegaard stesso la evoca in più punti del suo diario, non soltanto la figura di Cristo che viene appunto giudicato dalla folla, no? La folla dei farisei, la folla dei giudei che gli preferiscono Barabba, e viene giudicato e impiccato e messo sulla croce come un malfattore. Quindi non soltanto la figura di Cristo, che era ovvia,
ma anche la figura di un grande personaggio vissuto prima di Cristo, cioè di Socrate. Anche Socrate va incontro allo stesso destino, cioè Socrate è un singolo, cioè una personalità eccezionale, costituisce lo straordinario rispetto all'ordinario della folla, della plebaglia, del pubblico. Queste sono parole che usa Kierkegaard, no? Quindi non celano un disprezzo vivo nei confronti della falsità della folla, nei confronti del fatto che la folla, pur dicendosi cristiana, pur dicendosi giusta, nelle azioni non fa altro che confermare di essere invece anticristiana e di essere sommamente ingiusta. Anche Socrate viene condannato dalla folla con accuse infamanti e è costretto quindi a subire il martirio, anche lui, in nome della giustizia, quella stessa giustizia che la folla gli nega, quella stessa giustizia che la folla infrange apertamente, condannando, dice Platone, l'uomo più giusto tra tutti i greci. Dunque, il destino del cristiano, il quale abbia piena consapevolezza dei propri limiti, perché la consapevolezza del peccato non è altro che consapevolezza del limite, insito in ogni uomo. L'uomo è limitato, l'uomo è peccatore per definizione. Non riconoscere questo limite, non riconoscere il fatto che noi siamo continuamente in errore, costituisce appunto il peccato. Il peccato originale non è altro che un peccato di orgoglio, il peccato di presumere di assimilarsi a Dio quando l'uomo non può assimilarsi a Dio dal momento che non è Dio, dal momento che è invece limitato, peccatore, insufficiente, e dunque per redimersi ha bisogno di Dio, ha bisogno di affidarsi a Dio. Ma per far questo ha bisogno di riconoscere prima di tutto la sua condizione di insufficienza, ciò che non fa la folla. La folla crede di essere Dio, la folla aspira ad essere Dio. Quando si dice vox populi, vox Dei, non si fa altro che esprimere questo punto di vista. La folla, in quanto costituisce la maggioranza, la forza del numero autorizza coloro che fanno parte di questa folla a credersi, come dire, infallibili. Se io mi faccio portavoce della folla, se io esprimo le opinioni, l'ira, l'odio della folla, e se io agisco in nome di questo odio, sto agendo in nome di Dio. Sto agendo per la giustizia, anche se mi macchio dei più orrendi delitti. Io sono in qualche modo, in quanto uomo massa, in quanto uomo folla, non responsabile di questi delitti. Anzi, ho agito come agiscono tutti e dunque ho agito bene. Questo è sostanzialmente il peccato originale di cui la folla non vuole rendersi conto, ed è la ragione per cui, parlando della folla, Kierkegaard ne parla come della perdizione assoluta. Quindi il singolo non può non essere in contrasto con la folla. Il singolo, la singola personalità che prende sul serio il cristianesimo, come anche prende sul serio l'idea di giustizia del caso di Socrate, non può non trovarsi prima o poi in contrasto con la folla, con la plebaglia, con l'opinione pubblica, con il pubblico. E qui Kierkegaard se la prende un po' con tutti, se la prende con la Chiesa ufficiale, se la prende con la stampa, se la prende con i politicanti, in quanto tutti questi personaggi, tutte queste figure rappresentano la folla, rappresentano quell'atteggiamento di adulazione, diciamo così, nei confronti della folla, che
di vigliaccheria, nel senso che non si mettono in contrasto, in contrapposizione alla folla, visto che la folla diventa lo strumento per le loro ambizioni e la folla stessa è essa stessa, diciamo così, immodesta, è essa stessa, si sente essa stessa rassicurata da una sorta di irresponsabilità di fondo che non le consente di, come dire, riconoscere i propri errori. Queste opinioni sono chiaramente espresse da Kierkegaard non soltanto in questo brano, ma anche in altri, a proposito della folla come perdizione assoluta. Noi possiamo leggere a pagina 240 un altro brano significativo, leggo soltanto una parte. Dice a un certo punto. Scrive a un certo punto Kierkegaard: nessuno sospetta che le categorie della storia umana si invertono e che la folla è diventata l'unico tiranno e la perdizione fondamentale. Ecco qui la perdizione fondamentale, la perdizione assoluta. Quando egli dice le categorie della storia si invertono, sta pensando ai tempi in cui la folla veniva considerata come la vittima, mentre a tiranneggiare la folla erano i re, gli imperatori, i sovrani, eccetera, eccetera. Quindi adesso le categorie della storia si invertono, nel senso che vero tiranno, dirà Kierkegaard, è la folla. La folla, pensate appunto alla dittatura della maggioranza, di cui si è cominciato a parlare nel momento in cui la politica è stata governata dalle elezioni, e quindi i politici hanno avuto come loro prima preoccupazione quella di ingraziarsi la folla e quindi di compiacere i pregiudizi, gli errori della folla. Dunque oggi si sono invertite queste categorie: il vero tiranno non è più il re, non è più l'imperatore, non è più il papa, il vero tiranno è la folla, soltanto che la folla non lo sa. La folla non comprende questo discorso, non vuole comprenderlo, evidentemente, altrimenti non sarebbe più folla, ed è la perdizione assoluta proprio perché non comprende, proprio perché non comprende l'ingiustizia profonda di cui essa si fa, veicolo. Non comprendendo questo, è immersa fino al collo nel peccato originale. È nel peccato originale, che è un peccato di presunzione, che è un peccato di orgoglio, che è il peccato di chi vuole assimilarsi a Dio, ricordate Vox Populi, Vox Dei, ed è una perdizione fondamentale proprio perché non riconosce questo peccato, anzi ritiene veramente di essere, quando agisce, perfino quando commette i più efferati delitti, di essere la voce di Dio, di essere la volontà di Dio che si realizza attraverso le rivoluzioni, attraverso i massacri, attraverso tutte le vicende in cui la folla ha giocato un ruolo decisivo. Ma naturalmente ciò è per la folla la cosa più incomprensibile, cioè incomprensibile per la folla il fatto che essa sia il vero tiranno. Avida di dominio è la folla ed essa si crede assicurata contro ogni rappresaglia, perché come riuscire ad afferrare la folla? Ecco, questo è un altro elemento importante. L'avidità, no? La profonda ingiustizia della folla si rivela anche nel fatto che l'uomo massa, quando agisce nella folla e seguendo gli istinti della folla, non si sente responsabile di quello che fa. E qui possiamo citare, no, l'esempio famoso dei gerarchi nazisti durante il processo di Norimberga, ma di esempi se ne possono fare tantissimi, anche contemporanei,
evidentemente non si sentivano in colpa, non sentivano di aver commesso un delitto, ma anzi ritenevano di aver agito per il meglio perché agivano in base agli ordini di un'autorità superiore, perché si sentivano rassicurati dal fatto di appartenere a un gruppo coeso, compatto e di essere appunto folla. Come fare a condannare la folla? Come si può afferrare la folla? In quel momento io agisco nella folla, rassicurato dal fatto che la mia azione è condivisa anche dagli altri e dunque io non vedo l'ingiustizia di questa azione, non la voglio vedere perché non sono un singolo, perché sono un uomo massa, perché non rifletto sul carattere di questa azione in rapporto a Dio, in rapporto alla mia condizione umana limitata, in rapporto all'idea di giustizia. Ma considero questa azione giusta soltanto perché tutti fanno così, così fanno tutti e quindi lo faccio anch'io e quindi non mi sento in colpa perché non sto facendo altro che quello che fanno gli altri. Questo atteggiamento evidentemente è molto diffuso quando si attaccano i politici, per esempio, quando si accusano, no, i personaggi pubblici, no, delle peggiori nefandezze, e si evita con cura di attribuire queste stesse nefandezze a se stessi. Cioè, se c'è il male, questo male è sempre da attribuire a qualcuno che non sono io, la colpa è sempre di qualcun altro, ma l'uomo folla, l'uomo massa, non si avvede, non vuole accorgersi che le colpe appartengono anche alla folla, anzi, è che se esistono dei comportamenti ingiusti, questi comportamenti ingiusti esistono proprio perché derivano in qualche modo, traggono la loro forza dall'ignavia della folla, dalla vigliaccheria della folla, dalla connivenza della folla, dalla corresponsabilità della folla. Dunque, chi accusa gli altri senza vedere le proprie colpe si comporta un po' come quel personaggio del Vangelo che vede la pagliuzza nell'occhio del prossimo, ma non è in grado di vedere la trave che ingombra il suo occhio. E questo è esattamente quello che è Kierkegaard. È la cristianità, no? Cioè un finto cristianesimo, così come non c'è bisogno di scomodare il cristianesimo, ma ogni associazione, ogni organizzazione politica, ogni raggruppamento che abbia come principio, io lo chiamo il principio del tifo, no? Ha questo peccato di presunzione di ritenersi immune da ogni difetto e di attribuire ogni colpa di quello che succede di male nel mondo sempre a qualcun altro. A questo punto possiamo concludere con un ultimo brano tratto dal diario, brano amaro e sconsolato, nel quale Kierkegaard dice esplicitamente che il cristianesimo non esiste. Che il cristianesimo non esiste può essere dimostrato dal fatto esistenziale che nessuno crede al singolo e alle sue azioni intensive. Dappertutto l'esistenza non mostra che il facciamo un gruppetto, ma questo è esattamente l'opposto del cristianesimo. È l'esistenza che esprime sempre quel che uno crede. A che serve poi che essi assicurino, a più non posso, di credere al cristianesimo? Ecco, queste poche ma intense righe riassumono brevemente quello che abbiamo cercato di dire finora, e cioè la differenza fra cristianità e cristianesimo. La cristianità è la folla dei cristiani che credono di essere cristiani ma non lo sono,
e non lo sono proprio perché non prendono sul serio il cristianesimo, proprio perché non sono essi stessi singoli, non costituiscono una comunità. Una comunità è fatta di singoli che prendono sul serio l'ideale cristiano e cercano di realizzarlo nelle loro azioni. La cristianità non è una comunità, ma è un modo di rassicurarsi, un modo irresponsabile di credersi cristiani senza esserli. Ecco, quando lui dice così ironicamente, facciamo un gruppetto, no? E nella cristianità attuale, che non è cristiana, si crede di essere cristiani soltanto perché si appartiene a una chiesa, soltanto perché si è rafforzati in questa falsa opinione dal fatto che io dico di essere cristiano, tu dici la stessa cosa, tutti insieme ci riuniamo di tanto in tanto per andare in chiesa o per andare in processione o per fare qualunque altro gesto esteriore che mi dà la consapevolezza, no? Falsa, illusoria di appartenere ad una comunità, ma la comunità non c'è, perché la comunità c'è solo quando, secondo Kierkegaard, ogni singolo è autenticamente un singolo, cioè ogni singolo cerca di realizzare concretamente nell'esistenza, non soltanto nelle parole, i dettami evangelici. E qui lo dice esplicitamente quando egli dice: è l'esistenza che esprime sempre quel che uno crede. È l'esistenza sui fatti, quella reduplicazione di cui parlavamo, che parlano più autenticamente di quanto non facciano le parole. Se io credo nel cristianesimo, beh, questa mia credenza, questa mia fede si deve in qualche modo manifestare nelle mie azioni, cioè nella mia esistenza. E l'esistenza del cristiano autentico non può che essere un'esistenza isolata, non può che essere un'esistenza volta al martirio in un certo senso, no? Come abbiamo spiegato poc'anzi. E ancora l'ultima frase: a che serve poi che essi, cioè i finti cristiani, assicurino a più non posso di credere al cristianesimo? Cioè non serve a nulla che io dica sono cristiano, che io dica credo nella mia fede, questo non serve a nulla, questo non è assolutamente una garanzia, no? Di fronte a Dio, anzi può costituire invece un capo di accusa. Per cui, diciamo così, il cristianesimo autentico è quello che, ripetiamo, si dimostra nei fatti, nelle azioni, non nella rassicurazione della folla, non nella rassicurazione degli individui che si fanno forza l'un l'altro dicendosi reciprocamente di essere cristiani e convincendosi di esserlo non perché essi si comportino da cristiani, ma perché se lo dicono. E quindi si convincono, alimentano in questo modo la loro falsa coscienza.